ce la farà mai, 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 troppo grossa. Troppo grossa per il figlio del 16. Ragazzi, bentornati su Itinerari di Pesca. Quest'oggi siamo a provare la 3 metri di Caperlan da feeder, 3 metri va provata, e siamo venuti qua perché diciamo che la pezzatura ci permette di provarla nel suo ambito, che è quello del feeder fishing, diciamo, da laghetto. Pescheremo probabilmente a feeder con i method sempre della Caperlan. Vediamo un po' come andrà a finire, dai. Scusami se ti interrompo adesso, poco prima della visione del video, ma volevo ricordarti che se ti va e se ne hai piacere potresti mettere un like, un mi piace e magari condividere questo video. Ciò ci aiuterebbe tantissimo per il nostro progetto. E adesso ti lascio tornare alla visione del video, divertiti! Bene ragazzi, oggi usiamo Carp Max Killer Stick Mix Banana. Come sempre, la consistenza adeguata è quella che ci permette di modellare una palla di pastura, ma che al contempo sfarini e si rompa in acqua. È arrivata dalla parte opposta, tararà. È arrivata la carpetta. È arrivata la carpetta dopo 2 ore, che sa, non ce la farà mai, 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 troppo grossa. Troppo grossa per il filo del 16. Vediamo se si riesce a avvicinarla. Boia la piega della cannina. Però mi sa che sono nelle piante io. Si è andata in frasca. Si è liberata, ragazzi. Non so come abbiamo fatto, ma si è liberata da sola. Ora però la forziamo un po', perché se no è un casino. Se si va a ripiantare siamo rovinati. Quindi dobbiamo forzare un attimino. Comunque la piega, ragazzi, della 3 metri è interessante, eh. Con questo caldo l'unica cosa che abbiamo trovato come soluzione, dopo aver fatto una sponda, un sottosponda, ci siamo spostati nel mezzo e successivamente sulla sponda opposta. Dobbiamo stare attenti, non possiamo forzare troppo, siamo con una lenza madre del 16, magari apriamo un pochino la frizione, che qualora ci fosse da averne bisogno. La frizione del Rapid ha di per sé che è veramente millimetrica. Un colpetto ti porta dal semi aperto al molto aperto, quindi ora cerchiamo pieno pieno di avvicinarla. Sembrerebbe che, insomma, dopo una sfuriata cattiva iniziale che l'ha portata in mezzo alle piante, siamo riusciti un attimino a farcela uscire. Da dire anche che ora si sta piantando qua sotto, quindi dobbiamo cercare di allontanarla dalla sponda. Guarda, 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 è sotto sponda qui. Ma te guarda che roba, cercano le sponde. Oh, ma ce l'ha col sottosponda lì qui, eh. Eccola qua. Oh là là là. Che bimbona. Una bimbona. Per una 3 metri e per un... Ah, e per un filerino molto leggero ci siamo. Ed è anche bella pulita. Questa è una carpa di quelle che non vengono prese spesso. Quindi, oh bimbi, ora ci bagniamo le mani, la lamiamo rapidamente dai molti ami che ha, perché guarda, questo è il nostro e questo è quello di qualcun altro, anche valido. Dai, facciamo qualche fotina per Instagram e poi gli diamo la libertà. Eccola, guardate che bella bocca, ragazzi, pulita. Dai, andiamo a ridargli la libertà per poi rimetterci in pesca. Controlliamo bene che il finale non stia a dar noia. Oplala. Guardate, è bella questa qui, eh. Bella pulita, bello il suo baffo. Ok. E devo dire anche che ci è andata anche di culo. Ciao bimba. E sparisce. Ah, se ne arriva. Dai bimbi, la prima è fatta. Ci rimettiamo sulla sponda opposta e cerchiamo di tirarne fuori qualcun'altra. Da dire che siamo nel laghettino, quello che non è ripopolato, diciamo che è quello più selvatico qua dei due laghi, quindi non è necessariamente detto che si riescano a fare altre catture. E soprattutto, come vedete, rispetto a un lago, a un carpodromo classico,
quali carpe sono belle pulite e belle sane. Certo è che non le troviamo sotto sponda, da quello che mi sono appunto accorto, ma dal lato opposto, che è quello meno raggiungibile dai pescatori. Proviamo sempre con questo approccio, facendo attenzione e sperando di riuscire a toglierle quando si vanno a piantare nelle piante. Dai! Eccola! Veronica in cattura, ma nemmeno seduta perché brucia ora. È caldino! Dalla telecamera quest'oggi torno fiera dal lato giusto della telecamera. Sembrerebbe anche che la sua. Vai, allora. Oh, plaguadino. Oh! Una carpetta. Carpettina? Vabbè, una carpettina. Oddio! Ni, carassiolo, carassiolo. Opla. Scusate ragazzi. Eccolo là. Vai. Ma ti dirò un bel carassio, eh. Aspetta che sto facendo ombra. Dove ti giri fai ombra. Eccolo qua. Guarda, mi bagno la mano. Eccolo qua. Che carino. Là, gli facciamo una fotina e poi gli diamo la libertà. E gli ridiamo la libertà, guadino, e torna nell'acqua del lago. Dai, continuiamo l'avventura in cerca dell'ultima carpa, dai. L'approccio, come dicevamo, è method. Io preferisco, nonostante la Caperna mi abbia dato un mood molto performante, preferisco la mano perché mi permette di gestire quella che è la quantità di pressione che ho sulla pastura. Vado a inserire sopra il mio amo con il mio innesco, quindi banana banana, vediamo un pochino se arriva qualche bella cattura. Andiamo. E un'altra, eccola, partenza. Un'altra partenzina dalla parte opposta sempre. Là siamo vicini a delle piante, perché tutte le volte mi va in sofferenza, sento tin ton tan toccare da alcune parti. Allora, dovrebbe essere sempre una carpettola, magari non enorme, però sempre naturalmente nello spirito di quello che è il feeder fishing per una 3 metri fatta per questo scopo. Guardate che bella piega. Eh sì, dai ragazzi, la avviciniamo e ci vediamo fra poco. Allora, la canna la teniamo bassa per riuscirla a portare piano piano a riva. C'è da dire che abbiamo rifatto la montatura, perché nella cattura di prima aveva strusciato nelle piante, avevamo lesionato la lenza madre. Ora vedo che queste carpe hanno tutto il vizio di piantarsi a sponda di là, il che non è comodo per noi, soprattutto perché sotto sponda di là ci sono delle altre piante, quindi cerchiamo di avvicinarci qua giù, poi dopo eventualmente tiriamo fuori il guadino. Dovremmo cercare di riportarla a mezzo, e per riportarla a mezzo, ragazzi, tiriamo verso riva, proprio nel verso opposto, in maniera tale che lei si opponga. Ok, bella però la pieghina, eh? La pieghina, hanno fatto veramente un lavorino egregio, veramente un lavorino egregio. Buone le finiture, 3 metri 10 piedi, che a me odio dire sta cosa dei piedi perché non piacciono i piedi. Eccola là, guarda, sotto la superficie più o meno, madonna, ha scoperto di essere stata presa. Frizione tarata, ragazzi, naturalmente, proprio per evitare di restare impiccati con queste fughe, e ce la lavoriamo, dai, portiamola a riva. Eccola lì, carpetta nera e bella combattiva, ragazzi. È piacevole il fatto che questo laghettino sia poco frequentato dai pescatori, perché le carpe sono veramente, veramente infuriate, soprattutto quelle della sponda opposta, che sono carpe non di immissione, quanto piuttosto carpe autoctone di questo laghetto. Infatti qua non vengono quasi mai pescate, però ti danno la soddisfazione di combattere veramente fino all'ultimo, senza mai mollare. Un piacere unico. Sì, 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 fa un bel lavorino. Vale, diciamo, il suo prezzo. Se non mi sbaglio andiamo sugli 80 euro per questa canna. No, quindi non la classica Decathlon Economy, quanto piuttosto una Caperlan di un certo prezzo. Non si ferma, non si stanca, ce la lavoriamo a canna fissa, ragazzi, ora, perché è questione di stancarla bene in acqua, ragazzi. Ok, la nerona ha dato. Anche questa veramente bella, veramente veramente bella, pulita,
materassino mi sa che è un po' caldino, ragazzi, aspetta. Oh, vai. Eccola qua. Ok, ci bagniamo un pochino le mani e siamo pronti per far vedere questo splendido esemplare di carpa. Guardatela. Guardate la forma, guardate... È precisa, perfetta, guardate che bocca. Bella, bella e soddisfacente. Dai, facciamogli una bella foto per Instagram e poi gli ridiamo la libertà. Oh, come vedete, quando le stanchiamo bene in acqua, poi le carpe non tendono a distruggersi nel guadino, nel materassino, e si può andare anche con un materassino un pochino più piccolo. Ok, pronta per la libertà. Non so neanche se ho acceso la telecamera, penso di averla accesa, però. E ciao. Ciao bimbo, ah, sei mentre qui sotto. Bene. Allora, che dire? Una seconda cattura di soddisfazione dopo circa una ventina di minuti dalla prima. Forti, potenti, combattive le carpe del lago piccolo dei due laghi di Pietrasanta. Sicuramente una piacevole sorpresa dopo che non mi ero trovato benissimo con il lago grande. Qua mi sto veramente divertendo. La canina Caperlan sta facendo egregiamente il suo lavoro, vediamo la montatura. Stiamo utilizzando i nuovi method sempre Caperlan, usciti quest'anno nel 2021, la forma molto aerodinamica, belli stabili sul fondo, con il loro moschettone a sgancio rapido e poi un finale molto sui 15-20 cm di 0,16 Trabucco XPS, non mi ricordo che modello è, e li faccio uscire anche a Trabucco. Un amo del 16, un piccolo anello in materiale gommoso, in silicone della Stonfo, per mettere due chicchi di mais, come avrete visto ad inizio video, spero di averla messa con la parte, se no questi cazzi, e tutto su una madre del 18, quindi abbiamo un 18, un 16 e siamo pronti per questa pescata. Oh, la signorina Cuto nuovamente in cattura, che abbiamo un altro carassiolo? Sì. Oh, guarda bene, no, è un gattino. Un ciruretto. Duro. Sembra un silurino. Aspetta un po', eh. Vediamo un po'. Insomma, hai fatto il tuo primo siluretto. Oh, ora ci diranno, va frisato! No, non preso nulla. Ok, allora, lo slamiamo, ragazzi, e gli diamo la libertà. Slami. Lo slamo, ti pareva? Vai. Guarda, bellino. Ti ricordi quelli dell'ambro? C'è registrazione? Sì. Vai. E diamo la libertà. Sì, vabbè, ho capito. Vai. E se ne riva. Dai, smontiamo, si rifà un ultimo lancio. Madonna, come mi ha sbavato. Si rifà l'ultimo lancio, ragazzi, e poi ci vediamo per la chiusura. Dai. Ehi, siamo quasi arrivati alla fine del video. Però ti chiedo, se tu non l'avessi ancora fatto, magari di mettere un mi piace, di condividere questo video e magari di lasciare, anzi, soprattutto di lasciare un commento. Non vedo l'ora di leggerlo, dove mi dici dove ho sbagliato, dove posso migliorare o se comunque il video ti è piaciuto. Se puoi farlo, ci faresti un grande favore e aiuteresti tanto il nostro progetto. Detto questo, ti lascio alla chiusura. Bene, ragazzi, anche questo video è giunto al termine. Ci siamo divertiti, abbiamo passato una bella giornata, abbiamo testato soprattutto le canine da feeder da 3 metri della Caperlan, che onestamente si sono dimostrate all'altezza delle aspettative e ci hanno dato veramente tanto divertimento e tanta soddisfazione. Detto questo, ragazzi, ci vediamo la prossima volta. Un bacione, tante care cose. Vi ricordiamo il nostro sito web www.itineraridipesca.net. Un bacione, tante care cose, e come sempre il nostro motto, che c'è release. Ciao, vi baci.